È il secondo tour dell'Umbria che si apre con la tappa da Sant'Anatolio di Narco a Spoleto con il percorso di 74 km, il tour che ci porterà a conoscere le bellezze della nostra regione, che ci metterà in evidenza i migliori bikers della categoria cicloamatori per questo 2012. Partenza gara ciclistica, ci ricorda il cartello, ci ricorda che siamo a Sant'Anatolia di Narco, in quello che è il Museo della Canapa. Un appuntamento importante per chi vuole conoscere la storia della canapa, per chi vuole vivere la possibilità di lavorare la canapa. E noi siamo nel cuore della Valnerina, 74 i chilometri, abbiamo detto, da Sant'Anatolio di Narco a Spoleto, in quello che è la vecchia ferrovia Spoleto-Norcia, con il Gran Premio della Montagna posto a Forca di Cerro. E qui siamo all'interno di Sant'Anatolio di Narco, un piccolo paese, ma uno splendido gioiello della Valnerina. La microtelecamera è piazzata su Fabrizio Giardini, che oggi si presta per fare l'operatore. Sono tanti quelli che hanno la voglia di indossare la maglia rosa di leader della classifica e si contrappongono tre team: quello del ristorante Peppe Rossella, quello del team Monarca di Trevi e quello della Redingo. Ci sarà sicuramente da lottare per la conquista della maglia rosa. Sono quattro tappe: la prima, come abbiamo detto, da Sant'Anatolio di Narco a Spoleto, la seconda, il circuito di Città della Pieve, la più dura probabilmente come tappe del Tour dell'Umbria 2012, e poi l'altro circuito a Marsciano, a casa del patron Lucio Saccarelli, e poi andremo con la chiusura ai Giardini Tebris di Ponte Percino con un altro circuito intorno alle colline perugine. Si parte dunque da Sant'Anatolia di Narco, si parte per questa prima tappa per scoprire quelle che saranno le maglie. E noi intanto ci fermiamo con il sindaco di Sant'Anatolia di Narco per fare un po' un punto della situazione su quello che è il Museo della Canapa, sulle bellezze della Valnerina, sulle attrazioni di Sant'Anatolia di Narco. E non mancheranno le immagini del tour. Effettivamente è un gioiellino che abbiamo creato da qualche anno qui a Sant'Anatolio di Narco, perché è l'Ecomuseo della Canapa, che è un'antenna dell'Ecomuseo della Valnerina praticamente, e dove non è solo un discorso museale, e quindi mantenimento di tutti gli attrezzi e di tutte le notizie storiche sulla lavorazione della canapa, ma è anche laboratorio, quindi è un museo che vive, un museo aperto a tutti, quindi giovani, bambini, donne e uomini anche che hanno fatto delle corsi di tessitura, oltre a visitare il museo e quindi a conoscere la storia della lavorazione della canapa, la sua importanza che ha avuto nel passato la canapa, ma che si sta riscoprendo finalmente anche ai nostri giorni, c'è proprio la possibilità di lavorare, quindi mettersi a tessere e fare manualmente, diciamo, fare con le proprie mani anche dei tessuti, delle sciarpe, quindi conoscere la tessitura e tutto il suo percorso dalla coltivazione alla lavorazione della canapa. Sta prendendo molto piede questo discorso della ricoltivazione della canapa, della sua importanza nel mondo sia anche alimentare, sia produttivo, tessile, eccetera. E quindi alcune aziende del luogo stanno riproponendo la coltivazione anche grazie alla Regione dell'Umbria che sponsorizza questa cosa con l'assessore Cecchini in primis davanti. Dovremmo fare, speriamo, stiamo cercando di fare un centro di trasformazione della canapa qui a Sant'Anatolio di Narco, perché oltre alla coltivazione ci sarà anche, diciamo, la trasformazione del prodotto. Quindi speriamo che vada in porto questo discorso, che crea un giro anche lavorativo, anche E che occupazionale, posso che portare anche possa del turismo. del turismo. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, buongiorno. Partiamo, sì, anche con un pochino di difficoltà, esatto.
Partiamo da Santa Anatolia e con arrivo a Spoleto. Io sinceramente devo ringraziare veramente la provincia e tutti i comuni che mi hanno dato veramente una mano in tutti i sensi. E poi la protezione civile, ci sono tanti, gli sponsor che con l'anno, quest'anno di crisi che stiamo attraversando veramente è molto difficile trovare gli sponsor. E veramente devo ringraziare profondamente. Allora diamo uno sguardo alla prima tappa, Santa Anatolia di Narco Spoleto, una tappa con una bella salita, quella del Forca di Cerro. Beh, Forca di Cerro è in partenza, beh, è una bella salita perché è abbastanza lunga, non è molto dura, a parte un paio di tratti di circa 700-800 metri, però essendo 9 km sicuramente farà selezione. E poi andiamo a Città della Pieve con un circuito di 1200 metri di dislivello, lì ci sarà salita sul serio. Sì, Città della Pieve sicuramente è delle quattro tappe è la più dura, perché purtroppo di lì non ci sono altre alternative. Bisognava allungare, andare lungo il lago, però dopo diventa incontrollabile. E facendo tre volte la salita lì dal Bipiegaro sicuramente diventerà pesante. E poi andiamo a Masciano da Patron Zaccarelli. Masciano quest'anno l'abbiamo alleggerita. L'anno scorso avevamo fatto quattro volte la collina, quest'anno facciamo sei giri di un circuito in periferia di Masciano, Cerro, facciamo Schiavo. E poi faremo due volte la collina classica. E poi chiudiamo ai Giardini Tebris, Giardini Tebris che ti ha dato una grossa mano, la grande festa finale del Giro d'Italia. Giardini Tebris è un altro sponsor che devo ringraziare di cuore, e un'altra persona che devo ringraziare moltissimo è la Benedetta del ristorante Simposi, perché si è impegnata tantissimo e veramente la devo ringraziare di cuore. Mancati un po' gli ultimi, ti aspettavi qualcosa di più? Sì, sinceramente sì, a livello di ciclisti sono rimasto sicuramente un po' deluso, perché l'anno scorso mi ricordo mi hanno un po' criticato la fine di luglio perché dice abbiamo le ferie agosto, quest'anno ho fatto agosto, vanno in ferie, è molto difficile accontentare poi tutti. Un po' deluso Gabriele Bazzucchi, l'organizzatore di questo secondo tour dell'Umbria, ci si aspettava una presenza più numerosa, ma i nomi buoni ci sono, nomi buoni ce ne sono e sicuramente lo spettacolo non mancherà. Siamo a 200 metri dal Gran Premio della Montagna, Forca di Cerro, Gran Premio di prima categoria con Orsini che ha allungato nei confronti del resto del gruppo e va dunque a tagliare il traguardo del Gran Premio della Montagna davanti a tutti e sarà lui a indossare la maglia del verde dei Gran Premi della Montagna, la maglia del Corriere dell'Umbria. Si scende verso Spoleto per arrivare fino a Castel Ritaldi, la Bruna, poi si tornerà indietro per un circuito cittadino all'interno di Spoleto da ripetere per quattro volte, percorso di 74 km. Intanto c'è il primo colpo di scena con la foratura di Fabrizio Ferri del team ristorante Peppe e Rossella che fora appena all'inizio della salita che porta su a Forca di Cerro. Mario Panichi lo aspetta ma perdono 35 secondi, li vedete passare in questo momento Ferri e Mario Panichi all'inseguimento, cercano di recuperare questi 35 secondi che hanno, ma il gruppo ha un'andatura davvero indiavolata e non c'è nulla da fare per i due del Peppe Rossella per cercare di recuperare. Lo svantaggio aumenterà sempre di più e sarà una corsa per loro all'inseguimento. Intanto siamo arrivati dentro Spoleto per quello che è il circuito da ripetere quattro volte. Davanti c'è Giardini, lo vediamo nelle prime posizioni, il gruppo, questo è quello che sta tirando
per la vittoria finale. Avete visto anche che ci sono i protagonisti con Marianeschi, Cesaretti e poi qui vedete all'inseguimento Ferri e Panichi, sempre all'attacco per cercare di recuperare, ma davanti vanno davvero molto forte. Davanti c'è il team del Monarca di Trevi che ovviamente, approfittando della foratura di Ferri, cerca di andare via a Giardini nella buona possibilità di poter guadagnare qualche cosa in volata, e allora giochiamocela questa volata con la conquista della maglia. Avete visto passare anche Veronica Pacini, la donna che fa questo giro dell'Umbria, questo tour dell'Umbria, viene da Cesena, ha avuto il coraggio di prendersi 4 giorni di ferie per venire a correre nella nostra regione per disputare il tour dell'Umbria. Un tour dell'Umbria, come abbiamo detto, che va da Sant'Anatolia di Narco a Spoleto con 74 km per la prima giornata di gara. E poi domani si passerà al circuito di Città della Pieve, la gara più dura del Tour dell'Umbria, terza giornata a Marciano con il circuito e poi chiusura a Perugia, a Ponte Felcino, ai Giardini Tebris, sponsor di questa manifestazione. Ci sono in palio le maglie importanti, la maglia rosa del leader del Tour, sponsorizzata dalla Grifo Latte e dalla provincia di Perugia per la categoria maschile, e poi la maglia rosa del salumificio Il Baroncino per la categoria femminile, la verde, come dicevamo, il GPM per il Corriere dell'Umbria, la maglia Pois dei Traguardi Volanti per la Ecocar. Intanto sono 13 gli uomini al comando, 13 uomini che stanno effettuando il circuito di Spoleto, 3 minuti di vantaggio nei confronti di Ferri e di Panichi. I 13 sono Marco Magnani della Renova, Fabrizio Giardini, Andrea Rustici, Palmiro Rosati, Antonio Gambacorta del team Monarca di Trevi, Leandro Fioroni della Redingo, Danilo Riva e Roberto Orsini della Punto Bici, Stefano Miniello della Melania, Fabio Conti dell'MTB Club Spoleto e Roberto Casagrande del team Saccarelli. Insieme a questi ci sono poi quelli della Peppe e Rossell con Federico Cesaretti e Emanuele Marianeschi che conducono insieme con il gruppo. E siamo arrivati all'ultimo passaggio all'interno del circuito di Spoleto. Il gruppo degli uomini è davanti con la forza di un ottimo vantaggio. Vedete come tendono ad allungare nei confronti degli inseguitori. Dietro sta risalendo, come abbiamo detto, Ferri e Panichi, ma siamo alla volata finale con Emanuele Marianeschi. Peppe Rossella vince Emanuele Marianeschi e lui la nuova maglia rosa del Tour. Emanuele Marianeschi dunque vince la tappa Sant'Anatolio di Narco Spoleto, Peppe e Rossella, secondo posto per Danilo Riva Roero Speedbike, terzo è Marco Magnani della Renova Ruffini, quarto Antonio Gambacorta team Monarca di Trevi, quinto Roberto Casagrande team Saccarelli, sesto Leandro Fioroni della Redingo, settimo Federico Cesaretti hotel ristorante Peppe Rossella e poi ottavo è Palmiro Rosati team Monarca di Trevi, nono Stefano Miniello della Melania, decimo Andrea Rustici del team Monarca di Trevi. Rivediamola la volata vincente di Emanuele Marianeschi, mentre intanto ricordiamo l'altra sfortuna, visto che si parla di forature, quella di Fabrizio Giardini del team Monarca, che ha forato e rotto il cerchio della sua bici proprio nell'ultimo giro all'interno del circuito di Spoleto. E allora, proprio perché siamo ospiti del sindaco Benedetti, a lui la parola e poi quella dei protagonisti. Beh, direi proprio di sì. Qui era collocato anche il palco delle premiazioni del Giro d'Italia l'ultima volta che vennero a Spoleto. Attraverso quello fu fatta anche la ristrutturazione di tutti i verdi di questo viale, quindi abbiamo, spero, accolto questo Giro dell'Umbria nel miglior modo possibile. Oltretutto passerà alla storia per le dichiarazioni del sindaco di Spoleto, ma non erano volute, era un sottolineare invece l'importanza dell'unione dei territori. Io ringrazio gli organizzatori e la provincia che hanno creduto
non solo di far spostare, passare a Spoleto il giro, ma anche aggregare questi territori. Stamattina eravamo con Fibraroli a Sant'Anatolio di Narco e poi continueremo fino a tutte le tappe che ci porteranno fino a Perugia, quindi sono molto contento anche dei risultati e dell'affluenza di pubblico che c'è stato. Niente, praticamente sulla salita con Orsini eravamo in due. Ho cercato anche di fare un'azione solitaria, non tanto per arrivare perché c'era tanti chilometri, ma per sfiancare un po' le altre squadre. Non sono riuscito, sono rientrato, poi tutto in volata, ecco, un po' di esperienza e ce l'ho fatta, insomma. Non è giornata e stagione di forature, perché è la quinta volta che buco, una cosa assurda. Poi bucare dopo 100 metri di corsa, in pratica sull'inizio della salita è come dire inizia la corsa. Ecco, bucare lì significa proprio tagliarsi le gambe all'inizio. I corni, ma così almeno ci si porta. Si faranno i corni, si guarderà domani che fare, che rimediare, perché ora bisogna rimediare al danno, ecco. No. Sì, se non c'era questa foratura forse potevamo pure vincere. Il nostro velocista... Sì, è normale, un po' deluso, però c'è domani, dopodomani, pazienza. Arrivare qui e sapere che ce l'avevi in tasca. Già. Comunque abbiamo corso bene, non ci lamentiamo. No. Ma lui è risultato, poverino. Sì, è quella scaldatina, come si chiama. Pianura, ma io in pianura stavo bene, stavo a ruota, in salita ho faticato. Una corsa veloce, tirata fin dall'inizio, condizionata un po' dalle forature, sia per noi che per Team Monarca. Fortunatamente Manuela ha fatto una bella volata, siamo riusciti a riportare danni, a sfruttare questa faticata. Domani Fabrizio, noi a ruota. Ha detto domani fate il segno della croce, ha detto. Non era molto adatto alle mie caratteristiche l'arrivo. E niente, ho provato a anticipare l'arrivo, ma troppi velocisti. Sali e scendi con questo. Sì, ho provato a fare quello che potevo in salita. Ho fatto il Gran Premio della Montagna, mi sono accontentato, due traguardi volanti e l'arrivo sarà per un'altra volta. Da Milano a Pietralunga. E il Tour dell'Umbria poi. Benissimo, assolutamente, relax, assoluto. Ma oggi è stato più forte il Francesi oppure? Oggi gli ho tirato la volata, avete visto che volatina che ha fatto, mi ha detto tira, e io ho tirato e lui ha vinto la volata. Oggi sono andato benissimo, Giampi, sono andato forte, benissimo, ho preso la maglia, penso. Ci ho provato finché sono riuscita a starci, ci sono stata, poi gli ultimi due giri non ce l'ho fatta più e ho detto pazienza, ci proveremo domani. È stata durissima, abbiamo fatto la salita, siamo scollinati in 11 penso, poi tutta la corsa a tirare, nel finale il circuito sembrava facile ma in realtà tendeva a tirare per metà e scendere per l'altra metà. L'arrivo durissimo perché sono arrivato con i crampi e mi hanno saltato gli ultimi 100 metri, comunque è andata bene. Sì, è l'obiettivo del Tour dell'Umbria, quello di toccare anche località magari meno conosciute, dei percorsi meno conosciuti ma che abbiano un impatto molto positivo e molto bello, e attraverso una manifestazione come questa sicuramente si ottengono questo tipo di risultati, per cui grande convinzione, un complimenti all'organizzazione, perché questo giro annovera dei percorsi molto particolari in questi 4 giorni e li gusteremo tutti quanti. Oggi abbiamo iniziato bene, molti partecipanti, bella giornata, per cui bella iniziativa, andiamo avanti su questa strada per promuovere lo sport e il territorio. Giro d'Italia Amatori 2012.
Vieni con noi sulle strade di 9 manifestazioni in tutta Italia per conquistare la maglia rosa e le altre maglie in palio. 9 giornate di grande sport, di grande spettacolo che sosterranno l'attività giovanile che rappresenta il futuro del nostro bellissimo sport. Giro d'Italia Amatori 2012, ti aspettiamo! La vestizione della maglia rosa, iniziamo con Emanuele Marianeschi, ristorante, hotel e ristorante Pepe Rossella, per lui la maglia sponsorizzata dalla provincia di Perugia e dalla Grifolatte, per Veronica Pascini invece la sponsorizzazione della maglia rosa del Baroncino. Sono loro le nuove maglie rosa, le prime maglie rosa di questo secondo tour dell'Umbria. Vi ricordo che la classifica ha visto il trionfo di Emanuele Marianeschi tagliare il traguardo davanti a tutti: secondo è Danilo Riva della Roero Speedbike, terzo Marco Magnani della Renova Ruffini, quarto Antonio Gambacorta del team Monarca di Trevi, quinto Roberto Casagrande del team Saccarelli, sesto Leandro Fioroni della Redingo, settimo Federico Cesaretti, hotel e ristorante Pepe Rossella, e poi ottavo Palmiro Rosati, team Monarca di Trevi, nono Stefano Miniello della Melania e decimo Andrea Rustici del team Monarca di Trevi. All'appello mancano tre protagonisti, Fabrizio Ferri, Mario Panichi dell'hotel e ristorante Pepe Rossella e poi Fabrizio Giardini del team Monarca, che hanno avuto i problemi a non finire con le forature. Intanto la vestizione della maglia da parte di Emanuele Marianeschi di questa prima tappa del Tour dell'Umbria da Sant'Anatolio di Narco a Spoleto. È sua dunque la maglia, quella di Emanuele Marianeschi, che la conquista dopo una gara spumeggiante, una gara davvero ricca di colpi di scena, a cominciare dalla foratura ai piedi del Gran Premio della Montagna di Fabrizio Ferri, con Mario Panichi che è rimasto con lui per cercare di riportarlo sotto al gruppo. Davanti a tutti, come abbiamo detto, la maglia rosa Emanuele Marianeschi, il secondo posto per Danilo Riva della Roero Speedbike, terzo Marco Magnani, Renova Ruffini, quarto Antonio Gambacorta del team Monarca di Trevi. Questo binomio tra Pepe Rossella e team Monarca di Trevi lo ritroveremo sicuramente in tutta la nostra storia del tour. Intanto Veronica Pascini della Speedy Cesena indossa la maglia rosa del Baroncino, mentre le immagini che vedete sono piazzate sulla bicicletta di Fabrizio Giardini, la microcam sulla sua bicicletta poco prima della foratura. Non vi stiamo a raccontare quello che è successo quando ha forato. E intanto, per quanto riguarda la maglia verde del GPM Corriere dell'Umbria, va sulle spalle di Roberto Orsini della Punto Bici, e sua la maglia dunque dal colore verde, lui che è arrivato per primo sul GPM della Montagna Forca di Cerro, e a lui spetta la maglia verde del Corriere dell'Umbria, così come allo stesso Roberto Orsini spetta anche la maglia Pua della carrozzeria Ecocar, Roberto Orsini della Punto Bici, che però la maglia sarà indossata da Palmiro Rosati del team Monarca di Trevi nella tappa di domani a Città della Pieve. E così il regolamento, non si possono indossare due maglie, farebbe estremamente caldo, però è sua la maglia per quanto riguarda i traguardi volanti e il Gran Premio della Montagna. Per quanto riguarda poi invece la categoria cadetti, Giardini Tebris, Roberto Casagrande del team Saccarelli Alpin, la Juniores, la distilleria di Lorenzo sulle maglie di Emanuele Marianeschi, che sarà indossata da Simone Grilli dell'Avis Amelia, la Seniores della Agri Tiber 1, Marco Magnani, Renova, Ruffini e Grillanda, per la Veterani Conad di San Giorgi, indossata da Danilo Riva della Roero Speedbike, la Gentleman con l'Udace da Sandro Valcelli della Franchi Valcelli, Super Gentleman per la categoria dai Vini Goretti per Angelo Curi della Redingo, per la Super Gentleman B per Autotrasporti Simonelli e Power Bar da Alberto Mariani della Asuco.
Per quanto riguarda le categorie di giornata, nella cadetti Roberto Casagrande e Tim Saccarelli davanti a Giorgio Nicchi, suo compagno di squadra, terzo Alessandro Diomedi, hotel e ristorante Peppe Rossella. Nella juniores Emanuele Marianeschi, hotel e ristorante Peppe Rossella davanti a Simone Grilli, Avis Amelia, Matteo Colasanti, Ciociaria Bike. Nella seniores Marco Magnani, Renova Ruffini e Grillanda davanti a Leandro Fioroni, Redingo, terzo Federico Cesaretti, hotel e ristorante Peppe e Rossella. Per quanto riguarda la veterani, Danilo Riva della Roero Speedbike, secondo Antonio Gambacorta, team Monarca di Trevi, terzo Palmiro Rosati, compagno di squadra. Gentleman, Sandro Valcelli, Frank Valcelli, la squadra del nostro amico di Pietralunga, secondo è Mauro Bucci, Mister Bici Fabriano, terzo Marco Conocchia, team Battistelli, Super Gentleman a Angelo Curi della Redingo, davanti a Luigi Matteucci, Bici Mania la base di Terni, terzo Giancarlo Riganelli, Peppe e Rossella. Per la Super Gentleman B, Alberto Mariani della Suco, secondo è Pietro Montagnoli della Testi Cicli, terzo Dario Novelli del team Battistelli Mobili. E oggi si conclude dunque la prima tappa per quanto riguarda il Tour dell'Umbria 2012. L'appuntamento, mentre rivediamo la volata finale con la vittoria di Emanuele Marianeschi sul traguardo che è stato traguardo del Giro d'Italia per Spoleto, l'appuntamento è per la giornata di domani con la partenza da Città della Pieve. Sono 84 km, la tappa più dura del Tour, il circuito di Città della Pieve, si sale 1180 metri di dislivello e ci sarà sicuramente da pedalare. E adesso la chiusura con le maglie e l'appuntamento al Tour dell'Umbria 2012 per la giornata di domani da Città della Pieve.